Un saluto da Mauri e bentornati qui sul canale. Quest'oggi torniamo a parlare di mod. Poco tempo fa, una settimana circa, è uscita una nuova mod, una nuova conversione delle vetture di Project Cars 2. Questa volta parliamo delle LMP1. Queste vetture veramente molto belle. Parliamo della Porsche Hybrid, dell'Audi e ovviamente della famosissima Toyota. E queste vetture appunto sono state rilasciate e sono appunto state convertite in questo caso per AMS2, il nostro sim preferito in questo momento. Quindi cosa facciamo? Non facciamo altro che andare a vedere subito il video e vediamo come sono queste vetture. Eccola qua la bellissima Porsche Hybrid 919, queste vetture del 2016, e qui la vediamo in tutta la sua bellezza. E ora andremo a bordo di questa vettura, la proviamo subito. Guardate che bella che è questa macchina. Dai, non ci resta altro che saltarci sopra. Ed eccoci qua a bordo di questa splendida vettura, di questa Porsche. Siamo qui a Monza, andiamo subito a fare un testino veloce, andare a muovere un po' queste gommette su questa fantastica vettura. Mamma mia, bello il sound. Mamma mia, che spettacolo, ragazzi, bello bello. Wow, soundino niente male. Cerchiamo un po' di capire. Comunque ragazzi, mamma mia, bella incollata a terra, fantastico. Mamma mia. Comunque ragazzi, la cosa che trovo spettacolare è il fatto che comunque con la nuova fisica MS2, addirittura queste vetture che provengono da Project Cars 2 beneficiano di tutte le nuove features del gioco. Questo è veramente spettacolare, perché comunque davvero mamma mia, qui alla Scari, attenzione, che spettacolo ragazzi, wow, bellissima, che non ho nemmeno le gomme tanto calde, che spettacolo. Bene, e ora che finiamo il giro e proviamo subito al volo un'altra di questo del gruppo. Attenzione qua, mamma mia, che figata, wow, ma che belle che sono queste vetture ragazzi. Ok, partiamo subito e cambiamo vettura. In questo caso siamo sulla Audi R18 del 2016, anche questa comunque bellissima, l'Audi fantastica, mamma mia che muso stupendo che ha questa vettura, veramente particolarissima. Comunque ora andiamo subito a provare questa. Ed eccoci qua che siamo a bordo di questa fantastica Audi, vediamo un po' come si presenta questa bella vetturina, vediamo un po' se ha le stesse... Wow, mamma mia, anche questa come sound non scherza. La Porsche mi era piaciuta tantissimo. Se vediamo un po', ovviamente parlo sempre di prima impressione, ragazzi. Io, chi mi conosce lo sa benissimo che io ho tutte le reazioni, diciamo, pancifere, che sono quelle del gusto. È come quando si beve un buon caffè, no? Mamma mia ragazzi, però veramente spettacolo. Attenzione qua, mamma mia, attenzione, contro sterzo recupero, mamma mia che spettacolo. Comunque tanta roba, mamma mia, bella anche questa vettura, veramente. Comunque ragazzi, danno soddisfazione, ripeto, comunque ovviamente avendo questa nuova fisica MS2 ne giova anche tutte queste vetture, ovviamente.
che comunque vanno a esaltare proprio il tutto. Ovviamente bisogna andare a fondo a vedere, ma comunque veramente fighissima anche questa, veramente bellissima, bella 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 bella. Adesso andiamo a vedere l'ultima del gruppo, ed ecco qua l'ultima del gruppo, la Toyota TS050, questa vettura che era quella che vinse nel 2016 appunto l'Alemann, appunto questa vettura fantastica. Tra l'altro lascio qua in descrizione, perché avevo fatto un video dedicato proprio a questa vettura, della sua storia. Comunque ora scendiamo subito in pista con questa vettura, ed eccoci qua a bordo della Toyota. Mamma mia ragazzi, anche questa adesso vediamo, vediamo subito appena usciamo. Uff, mamma mia ragazzi, comunque hanno comportamenti diversi. Tutte e tre le vetture hanno un altro tipo di atteggiamento, sono molto simili tra loro, però ovviamente hanno un comportamento diverso, si sente subito la differenza tra una e l'altra comunque, anche se sono i minimi particolari ovviamente, che sono quelle proprio di sensazione diciamo, però ci sono. Si percepisce la diversità di una macchina all'altra, e questo è veramente tanta roba comunque. Considerando il fatto che sono vetture prese da Project Cars 2, attenzione, mamma mia, Project Cars 2 e riportate, quindi non è che ci sia chissà che studio dietro queste vetture, eppure ci sono delle differenze, pur minime, ma ci sono. Fatto sia di stabilità e anche comunque in tutto, anche nella trazione, sembra proprio, da proprio una differenza tra le vetture. Bello bello bello, fighissimo ragazzi, figo figo figo. Qua siamo quasi lunghi, sembra molto più stabile questa vettura qua in confronto all'Audi di prima, dà un po' più quella impressione, anche se la Porsche mi è piaciuta tantissimo. Bene ragazzi, adesso sapete cosa dobbiamo fare? Non dobbiamo fare altro che fare una due giri veloce con un bel gruppone, piantiamo un bel casino e facciamo una bella garetta. Bene, eccoci qua che partiamo in tredicesima, mannaggia. Mamma mia, qua partenza a razzo da parte di Mauri, attenzione però qui ora, qui... mamma mia, attenzione, ci tocchiamo qua. E qui passa veloce, mannaggia, intanto dietro si fanno vedere, attenzione qui però Mauri si fa sverniciare di brutto. Mamma mia, attenzione qua, ma non è che mi ripassano tutti, attenzione. Si butta interno questo, attenzione qua, mannaggia, ci tocchiamo. Ragazzi, dai, andiamo qua alla caccia di questi, speriamo di avere i fari, che se diventa buio Mauro è famoso per non portarsi dietro le lanterne. Attenzione però qui dietro, Maria, questo, ma guarda, ma quanto cazzo ne hanno questi qua. Attenzione, attenzione qua, ora va a chiudere qua la scala, attenzione, di controsterzo, fantastico. Attenzione però, si fa vedere quello dietro, non accetta la cosa, un certo Simioni, e qua va sto Simioni, si va a prendere la posizione, e ne approfitta anche un altro, attenzione qui alla parabolica, mamma mia, attenzione qua, attenzione, il sole dà fastidio, mannaggia. Porca miseria! Mannaggia, ma quanto cacchio ne hanno questi qua? Ma com'è possibile che sul rettilineo mi passano così? Cacchio! Ma quanto cazzo ne hanno questi? Oh? Attenzione, mannaggia! Qua abbiamo perso un sacco di posizioni. Ai, attenzione, Mauri, tocca! Possibile?
siamo tornati in tredicesimo, dai, alla grande. Siamo tornati dove siamo partiti? Porca vacca, ma come cazzo fanno ad andare così veloce? E qui Mauri riesce a recuperare qualcosa sul guidato. Vediamo se riusciamo a prendere qualcosina qui. Oh. Dai, buono qua, ora attenzione, la parte qui interna. Di cattiveria, riusciamo a prenderci una posizione. Attenzione però, vediamo se quello dietro... Madonna, come arriva di volata? Pazzesco! Ma come fa a averne così tanto? Ma che cazzo c'hanno, il DRS queste macchine? Ma no, non ce l'hanno il DRS. Attenzione! Ah, cazzo! Mannaggia qua, Mauri, aumenti i rischi. Attenzione che qua siamo agli sgoccioli finali. Mannaggia, non riusciamo neanche a tenerci la posizione di partenza. Oh, cavacca, ragazzi, oh! Ma qui siamo partiti di... Oh, ma madonna, ma come cazzo fanno ad andare così forte? Vediamo se riusciamo a riprenderci la tredicesima posizione. Attenzione qui, andiamo in un sorpasso alla parabolica finale. Ma sul rettilineo se ne vanno. Ma che cacchio è? Porca miseria, oh, non riusciamo, ragazzi. Anzi, perdiamo posizioni di continuo. Incredibile. E da tredicesimi, ragazzi, ce l'abbiamo fatta a finire sedicesimi. Bene ragazzi, dai, ci siamo divertiti, è stato molto divertente. Non capisco se... non ho letto se le macchine... ma no, eppure non hanno mica DRS sta roba. E... o che abbiano qualche cos'altro, qualche altra funzionalità, ma non mi sembra. Bene ragazzi, comunque, in conclusione, le macchine sono veramente belle, bellissime. Cioè, il fatto è che la cosa più bella è proprio il discorso che avendo una... come dire... avendo comunque ormai Automobilista 2 una fisica davvero davvero divertente, davvero bella, ben fatta, la cosa figa è veramente che anche queste vetture che fanno parte appunto di Automobilista di Project Cars 2 usufruiscono comunque di questa nuova fisica, il che è veramente tanta roba. Bene, con questo è tutto, mi raccomando sempre, per chi passa di qui per la prima volta, ovviamente se è piaciuto il video di lasciare un pollicione, e se ovviamente non è iscritto al canale, se gli fa piacere continuare a vedere un po' di ste robine, basta semplicemente cliccare lì sotto che c'è scritto iscritto. Bene, con questo è tutto e ci vediamo alla prossima. Ciao da Mauri.